Allora Mario, buongiorno, di ritorno da questa splendida vittoria al San Vito Marulla, dopo una prestazione eccezionale, ma sono già diverse partite che tu sei in crescita esponenziale, hai ritrovato la tua condizione? Sì, buongiorno a tutti, sì, piano piano sto crescendo, come avete detto, come tutta la squadra. Sì, pure condizione fisica che sta migliorando, diciamo che sono dopo due o tre partite che ho fatto intere, ho preso la forma fisica piena e certo con la crescita di squadra sto crescendo pure io. Con prestazioni così importanti ogni volta salta qualcuno fuori, però come ripeto sempre, per me la cosa principale che è più importante è che la squadra vince. Sì Mario, sei tornato alla grandissima, hai temuto nel momento in cui le condizioni fisiche un po' ti limitavano di finire diciamo ai margini, comunque di non riuscire a ritagliarti più lo spazio di prima? No, praticamente io fisicamente sono sempre messo bene, diciamo, anche dopo una lunga pausa, dopo questo infortunio che mi è successo, cioè avevo sta fortuna, grazie a Dio, che riprendo velocemente, diciamo. Sicuro che arrivare a top mi servono due o tre partite di fila fatte bene e anche aiuto di squadra, perché oramai sono 11 giocatori nel campo, nessuno non è fenomeno, giochiamo tutti insieme, se squadra fa così bene certo che ognuno anche fa vedere il suo valore. Mario, molto bene tu, benissimo la squadra, no? La squadra che sta letteralmente volando, anche addirittura forse meglio del girone di andata, vuol dire che appunto questa crescita complessiva riguarda tutti quanti, riguarda anche quelli che magari nel girone di andata hanno giocato di meno. Allora a questo punto ti chiedo, veramente è un sogno possibile quello di arrivare più in alto che si può o no? Sì, per dire onestà, essere onesti, noi da primo giorno di ritiro da Cascia abbiamo detto che dove volevamo finire è più alto possibile. Come in vita, così in calcio, non è che puoi dire vado in Serie A o faccio playoff con il terzo posto, andiamo passo a passo. Il calcio non è prevedibile, no? Stiamo facendo bene, la squadra è forte, ci abbiamo diciamo un giusto misto di giocatori esperti e giocatori giovani forti, stiamo crescendo che tanti giocatori è la loro prima esperienza in B. Pure c'è da dire che abbiamo lasciato tanti punti per la strada, stiamo pagando un po' questa scuola di Serie B, diciamo. Però alla fine il risultato è questo, dove siamo adesso. Ancora mancano 10 partite, io credo in questa squadra. Fare discorso se si poteva fare meglio o peggio, sempre questo. Ripeto, noi abbiamo tanta margine di crescita che mister sta lavorando ogni giorno, cura tutti i dettagli. Più tempo che siamo insieme si vede che stiamo crescendo, che è la cosa più importante, no? Dove vogliamo arrivare è più alto possibile. Noi andiamo partita dopo partita, vogliamo vincere tutte le partite fino alla fine. Dopo se ci troviamo direttamente sul secondo posto, cioè, saremmo felicissimi, no? Senti, tra l'altro la crescita della squadra si dimostra anche con quello che è un dato oggettivo, no? Il fatto che per esempio da due giornate non prendete gol, un po', questo è stato un po' il problema di una parte del campionato, il fatto forse che avete preso un po' troppi gol. Adesso invece la questione sembra essere migliorata. Sì, le ultime due partite Fulli ha fatto clean sheet, non ha preso nessun gol, però è sempre il calcio, alla fine sfortuna, qualche rimpallo, qualche gol preso, qualche calcio, primo calcio d'angolo, prendiamo gol, succede, e la cosa più importante è che la squadra non è mollato mai, quella è la cosa principale. E giustamente, ovviamente, che abbiamo visto tutti che stiamo prendendo un po' tanti gol, che abbiamo lavorato ovviamente su alcuni particolari,
si vede la crescita della squadra, che già due partite di fila ci siamo difesi molto meglio rispetto a prima e abbiamo concesso meno. Alla fine i risultati si vedono. Secondo me siamo sulla strada giusta, perché è anche difficile di aspettare di dominare 90 minuti, perché pure ci sono gli altri sul campo, ci sono le squadre forti, ci sono giocatori forti in B, le squadre che stanno investendo, che vogliono fare le cose fatte bene, squadre serie. Ci sta anche venire un momento, diciamo, di difficoltà dove deve difendere basso il risultato. Senti Mario, a quanto pare la maglia giallorossa ti esalta, no? Perché tu sei stato a Cosenza. Che sensazione hai avuto ad entrare in quello stadio con 20.000 persone e a fare quella prestazione, a vincere una partita molto difficile? Sì, sono stato un anno a Cosenza che ci siamo salvati, ho passato i momenti buoni, diciamo. Però qui mi sono integrato benissimo e mi sento come a casa. Già quasi secondo anno è passato. Derby era fantastico. Prima di tutto volevo ringraziare i nostri tifosi che sono venuti il giorno prima e veramente hanno fatto un discorso bellissimo, che ci hanno dato una spinta incredibile. È un discorso giustissimo. Ci sono presentati lì. Abbiamo giocato per loro, abbiamo giocato pure per il nostro capitano che è uno da qui che ci tiene moltissimo, e per noi e per tutta la società e tutta la squadra. Volevo dire che dopo qualche fischietto che è successo, la cosa ci ha avvicinata di più con i tifosi, siamo diventati, diciamo, una squadra con loro. E ripeto, l'atmosfera era bellissima. A me personalmente mi piace sempre giocare ai stadi pieni. Abbiamo lasciato tutto e alla fine abbiamo portato il risultato a casa e siamo felicissimi tutti. Vabbè, c'è una foto tua bellissima alla fine della partita, che esulti sotto la curva con una faccia che è tutto un programma. Però mo ti chiedo anche di pensare di parlare della prossima con la Reggiana, che sarà una squadra durissima. All'andata è arrivata una sconfitta per 1-0, squadra che in trasferta non vince molto ma perde pochissimo, quindi è una gara molto insidiosa, molto particolare pure. Sì, io su social non ci sono, così la foto non li vedo, però posso immaginare che faccia ho fatto, perché su momenti di euforia, di entusiasmo, no, ripeto, erano emozioni veramente profondi, forti. È stato veramente bello, ci siamo goduto questa vittoria. Sì, è Reggiana, è la squadra forte come tutte le altre, li stiamo rispettando, abbiamo perso addirittura 1-0, forse non meritavamo, e mo li stiamo aspettando qui a casa nostra e volevamo fare sta rivincita. Siamo in un periodo buonissimo, però siamo con tutti e due i piedi a terra, perché oramai Serie B è questa. Che è successo ieri già abbiamo dimenticato, che ogni giorno devi fare nuova, cioè devi dimostrarti ogni giorno, questo è calcio. Siamo carichi di fare bene le ultime 10 partite, soprattutto che siamo così alti, volevamo aggiungere posizione più alta. Sì, Reggiana sta giocando bene, sta pareggiando molto. Già stiamo preparando col mister la nostra tattica e sono sicuro che facciamo una bella presentazione.